Dopo aver esaurito la dizione italiana in tante settimane, è ora di occuparci del territorio. Cosa sei dietro a fare? Già, perché anche noi qui in Lombardia, tra Bergamo, Milano e Brescia, abbiamo i nostri phrasal verbs. E perché il phrasal verb? Io non lo so spiegare tanto bene, ma lei sa. Ecco voi, signori e signori, i phrasal verbs. I phrasal verbs sono formati dal verbo più una particella avverbiale, che può essere o un avverbio o una preposizione. Chiaro? Eccoti allora qualche phrasal dell'area compresa tra Brescia e Bergamo. I phrasal verbs bresciani, bergamaschi, comuni e che sfociano a volte anche nel milanese seguono più o meno le stesse regole dei phrasal verbs inglesi, ma con un po' più di libertà. Certo, a noi la libertà qui piace molto, capito? Occhio, Fontana, a non fare cazzate coi lockdown. Almeno quella che ci è rimasta. Infatti, nei nostri phrasal verbs, a volte verbo e avverbio sono invertiti. Che poi, scusate, cosa cazzo è un avverbio? Ci sono addirittura phrasal verbs dove non viene utilizzato alcun verbo. Dobbiamo trovare un nome per i nostri phrasal. Steve Madden. Steve. Li chiameremo potaverbs. Ecco, i potaverbs derivano dal dialetto bresciano, bergamasco, delle valli e nella traduzione in italiano non perdono nemmeno un po' della loro dirompente energia. Se stai aggiustando la tua moto e tua cugina bresciana arriva alle tue spalle senza che tu te ne accorga, ecco cosa ti potrebbe chiedere. Che drea fa? La traduzione letterale, che può essere usata con la stessa efficacia e che non è raro sentire qui da noi, è questa. Cosa sei dietro a fare? Il cuore dell'esclamazione è sei dietro, che significa letteralmente cosa stai. Ma ti prego di notare la differenza di efficacia. Che drea fa? Cosa sei dietro a fare? Credo non ci sia alcun dubbio. Cosa sei dietro a fare? Ha una dirompenza decisamente più marcata. Quindi ricorda, se domani incontri un amico o un'amica indaffarati in qualcosa, non dimenticare di apostrofarli con un buon cosa sei dietro a fare. Pugliese, che sei appena arrivato da Brindisi ad Alzano Lombardo dove ti sei trasferito per lavoro, non trovi la casa, incontri una bergamasca e le chiedi informazioni. Sappi che lei ti potrebbe rispondere: le l'imbanda alla farmacia. Non ho capito, scusi. La bergamasca capirà di avere a che fare con un terun. Ma siccome ormai sai, i terun sono nostri amici, mica arrivano coi barconi, allora ti dirai in perfetto italiano: è lì in parte alla farmacia. Tu, pugliese appena arrivato ad Alzano Lombardo, non ti spaventare, stai tranquillo. Non girare la macchina e prendere di nuovo l'autostrada A4 all'altezza di Seriate per tornartene a casa. È tutto a posto. In parte alla farmacia significa semplicemente accanto alla farmacia. Ma puoi notare come più efficace in parte. E dopo un po', caro amico brindisino, anche tu, quando tornerai a casa per le vacanze estive, potrai utilizzare con i tuoi amici l'efficacissimo... Sta lì, guarda. In parte al negozio d'animali. Cari cittadini del resto d'Italia, iniziate con fiducia ad utilizzare i nostri pota verbs. Ne trarrete soltanto grandi benefici comunicativi. E grazie a questa guida, che proseguirà anche nei prossimi video, orientarsi in Valle Camonica non sarà più un problema. Ma come si spegne sta camera? Con quel bottone lì, in parte a quello rosso. A questo qui in parte? Ok.